siamo arrivati all'ultimo capitolo di questa incredibile storia, una storia che dà origine, e seguitela fino alla fine, a molta della mitologia di Alexeia, che va a raccontare un luogo, un tempo che non esistono nella memoria delle creature mortali, ma che soprattutto pone le basi per quello che succederà tra poco su YouTube, sul canale di Alexeia, e cioè Alexeia, il male e il bene. Ed eccoci qua, arrivati all'ultimo capitolo. Ho bisogno di un riassunto della nostra Qualacqua che vi porterà dritti all'interno della storia. Signore e signori, andiamo a scoprire quello che è successo prima di questo capitolo nella campagna Alexeia con ogni mezzo. Dopo aver compiuto la volontà di Alexeia e aver sacrificato la propria esistenza, i mezzi vengono riportati in vita dalla loro madre. Le protocreature recuperano le vecchie sembianze e capacità, ma si rendono presto conto di poter utilizzare anche i loro nuovi poteri per affrontare la sfida finale. Un'entità oscura aleggia all'interno della grotta, dei tentacoli si muovono e scuotono la terra. Alexeia non è più in grado di proteggerli. I mezzi cercano di capire come muoversi e provano ad assorbire e contrastare gli elementi delle statue. Intanto la terra trema, sanno di avere poco tempo. Dopo diversi tentativi riescono ad assorbire tutta l'energia delle statue e a contrastare così l'entità oscura che scompare dopo essere stata sconfitta. Alexeia ringrazia i suoi figli per non aver perso la speranza. La madre terra è profondamente dispiaciuta e prima di vederli affrontare l'ultima grande sfida dona loro l'esperienza più bella che si possa vivere, la possibilità di assistere e bearsi dell'inizio di tutto, il suo primo respiro, quando solo pace e colori regnavano su Alexeia. Vi ripresento, signore e signori, Oneiros, Iren, Flak e Kuma. Mamma mia, come morite questa sera? Come morite questa sera? Come morite questa sera? Come morite un'altra volta? Come morite senza sosta? Come morite un po' così? Come morite un po' di giù? Come morite un po' di su? Come morite siete voi? Come morite? Come morite? Come morite? Siete nella... nel luogo che più può ricordare, o insomma nei racconti che Qualacqua fa, viene descritto come un luogo paradisiaco, il primo momento di tutto il creato, come se un momento prima tutto ciò che voi state vedendo, toccando, annusando, osservando, sentendo sulla vostra pelle, sulla vostra coscienza terrena, non esistesse. Un attimo prima, l'attimo dopo, Alexeia, o chi per essa, ha creato tutto ed è riuscita a mettere quel tutto in giro, sparso per questo pianeta. Sentite in questo primo istante di realtà anche la presenza di un peso, di una pressione sulla coscienza del mondo. Non siete sicuri però che sia qualcosa di malvagio, o almeno non vi rendete conto della malvagità che in quel momento quell'entità può far esplodere sul mondo. Dopo qualche istante, effettivamente, vi rendete conto, sentite l'illusione intorno a voi scompare, siete di nuovo nella grotta, la voce di Alexeia è scomparsa, non c'è più, sapete che dovrete andare incontro al vostro destino. Sapete anche che l'energia che intanto è riapparsa dietro di voi, la sfera, questa volta non sembra un'energia che vuole contrastarvi, che vuole fermarvi, anzi vi attira. Vi sentite uniti, uniti nella vostra indole, nel vostro intento, e sapete che quella è la strada. Vi avvicinate a questo, al vortice che comincia a muoversi intorno a questa sfera,
e vedete che intorno a voi la realtà comincia a vorticare insieme a voi e comincia a muoversi tutto, si strappano dei pezzi di realtà, la grotta che prima componeva questo ambiente comincia a sgretolarsi, ma non fisicamente, è più un dissiparsi di entità magica intorno a voi, di realtà magica. La parte centrale comincia a staccarsi dal resto e comincia a sprofondare. Piano piano sprofondate nella terra e vedete allontanarsi la luce, è sempre più buio. C'era ancora la luce rossa che pulsava di quella grotta, non la vedete più fino a un certo punto. Ci sono però delle lucciole, dei piccoli animali luminosi che tentate anche di acchiappare. Il Flak, tu riesci ad acchiapparne uno che si incastra in uno dei tuoi vortici di aria, ma poi continua. E queste lucciole vi guidano mentre questa piattaforma di terra intorno a voi, con voi sopra, continua a sprofondare. Mentre andate verso quelle che sembrerebbero proprio le viscere primordiali della terra, vi guardate intorno. Ci sono delle pitture arcane, ci sono dei dipinti fatti con delle tinture naturali. Sulle pareti ci sono scene di natura, temporali, enormi. Colpiscono una radura in mezzo alla foresta, una foresta rigogliosa. Dall'altra parte tu, Iren, ti rendi conto che c'è un altro dipinto, un'altra tintura che disegna una tempesta di sabbia che colpisce il deserto. E poi Oneiros, ti rendi conto di una forte nevicata che si sta per abbattere su quel deserto. La piattaforma nel frattempo continua a scendere, sicuramente vi sta portando verso il vostro destino. Comunque andrà, amici. Mi sento di dire che abbiamo fatto il meglio e il massimo per Arezia. Forse non il meglio, il massimo. Esatto. Quando effettivamente sentite che intorno a voi sta per cambiare qualcosa, la piattaforma effettivamente comincia a rallentare. La piattaforma continua a scendere. Abbandonate le lucciole, abbandonate le pitture che, viste dal basso, in questa sorta di corridoio, questa cavità che si è creata dal centro della caverna, della grotta dove vi trovavate, effettivamente da qui sono simboli incomprensibili, come se si fossero uniti solo al vostro passaggio, per poi ridiventare semplicemente dei simboli irriconoscibili e incomprensibili. La piattaforma appunto continua a scendere e raggiunge un'apertura. L'apertura si apre su un corridoio che gira a gomito verso il nero, verso l'ignoto. Cominciate a sentire che la temperatura non l'avete mai sentita, non avete mai avuto questa sensazione, questa temperatura addosso. C'è una grande umidità nell'aria, ma comunque c'è la secchezza del deserto e avete freddo, ma allo stesso tempo avete molto caldo e quindi è difficile adattarsi a questa situazione. Poi l'oscurità del corridoio viene interrotta. Ci sono alcuni lampi di luce che provengono dalla fine del corridoio. Subito dopo c'è un rombo di tuono. Il corridoio finisce questa sensazione di movimento verso il centro della terra. Ed è assurdo, perché più andate giù e più avete la sensazione che invece stiate uscendo verso l'esterno. Quindi siete convinti che, insomma, in qualche modo gli equilibri siano errati nel luogo dove state andando. Quello che vi trovate di fronte è un luogo strano, esterno, sebbene al centro della terra, nelle viscere di Alezia, ed è in tutto e per tutto una tana. Ve la vado a descrivere. Avete contemporaneamente la sensazione di un caldo torrido e di un gelo che attanaglia la schiena, di un forte vento e della stabilità della terra sotto i vostri piedi. È un non luogo, ma in realtà è tutti i luoghi di Arezia. Ci sono gli elementi che vi compongono, gli elementi che sentite dalla vostra impresa precedente, ancora più legati alla vostra essenza. Vi rendete conto che in questa apertura, in questa zona aperta, c'è veramente tutto ciò che Alezia può dare a un essere terreno e che può servire a un essere terreno per vivere. Al centro
di questa apertura c'è una piccola creatura rannicchiata. È rannicchiata su se stessa, è dolorante, è spaventata. La vedete, trema. È effettivamente spaventata. Si guarda intorno con dei piccoli scatti, cercando di, insomma, forse sentire qualcosa per proteggersi. La creatura è simile ad un armadillo, ma ha un paio di piccole ali da farfalla sul carapace. Le ali sembrano mostrare con il loro movimento quasi isterico dei piccoli elementi atmosferici. Si formano dei piccoli agglomerati di acqua che poi scrosciano verso la terra. Poi ancora delle tempeste di sabbia, come dei vortici intorno a queste ali. E poi si vede in qualche crepa del carapace un flusso di fuoco, quasi magma. E poi il carapace stesso sembra muoversi nell'essenza della roccia che lo compone. Vi rendete conto che questa piccola creatura, innocua, spaventata, docile, contiene tutti e quattro i vostri elementi e ha molta, molta paura. La creatura che vedete dinanzi ai vostri occhi, in questo luogo veramente, veramente strano, vi mette molta tranquillità, ma anche molta angoscia, a questo aspetto. E intorno a lei e dentro di lei si scatenano tutte le forze dei vostri elementi. È spaventata, ha molta paura, non fate nemmeno in tempo a muovervi, che una voce si collega alla vostra coscienza. È la voce di Alexia. Vi dice: quello che vedete è Pelkipos, una creatura mostruosa. Lui controlla gli eventi atmosferici di questa zona ed è la ragione per cui questa terra, per cui gran parte della terra in cui vivete, rimane fertile e rigogliosa e segue un equilibrio. Ma negli ultimi tempi qualcosa sembra turbarlo. Ha combattuto migliaia di anni fa ed è una delle poche creature mostruose rimaste in vita. Sembra che ora però sembra che il caos abbia inglobato in qualche modo la sua tana, questo luogo. Purtroppo, figli miei, temo che Pelkipos stia subendo l'influenza di Itron. Vi chiedo, dunque, di capire qualcosa di più di questa storia e di risolvere la situazione, di aiutare questa piccola creatura mostruosa. Alexia ne ha bisogno, altrimenti non so che cosa potrebbe succedere. La voce scompare e di fronte a voi, in questo turbinio di elementi, c'è questa creatura spaventata. Siate cauti. Vorrei fare subito una cosa. Hai detto che in questa tana, sì, c'è tutto ciò che può essere utile agli esseri viventi di Alexia. Sì. Tramite artificio druidico, che è un trucchetto che mi dà la possibilità di far sbocciare un fiore o un baccello, collegandomi a questa tana che è ricca di Alexia, più che un boccello vorrei far comparire un frutto di Dax che abbiamo mangiato nel primo momento di Alexia. Dove? Nella mia mano. Cioè proprio vicino a me, così che io possa raccoglierlo. Ci metti un secondo e lo fai. Hai un frutto di Dax in mano. Perfetto. Davanti a noi c'è una creatura che evidentemente ha qualcosa a che fare con noi. Riusciamo a percepire, riusciamo a vedere che effettivamente controlla gli stessi elementi che controlliamo noi. Potenzialmente potremmo, visto e considerato che è spaventata, potremmo anche minacciarla semplicemente con la nostra presenza. Vorrei tranquillizzarla semplicemente porgendole un regalo e quindi un frutto di Dax, per cercare di farle capire che non abbiamo nessun tipo di intento malevolo nei suoi confronti. Nel momento in cui la creatura dovesse essere allergica ai frutti di Dax, ragazzi, io veramente, veramente non so più che cosa devo fare. Sono d'accordo. Sì, non sono necessariamente contrario a cercare di approcciarla con una... Vediamo come reagisce. Solo con cautela, magari, Iren, potrebbe essere spaventata. Certo. È una creatura spaventata e quindi, nonostante l'apparenza, è estremamente potente, quindi... Certo, certo. Questa combinazione. Sì. Domanda per il master: sappiamo magari se possiamo comunicare o se parla una lingua diversa dalla nostra? Non ne avete la più pallida idea, ma potete tentare. Si riesce a capire in qualche modo qual è l'origine della sua paura? Ottima domanda, corrisponde molto a quello che vi ha detto Alexia. Voi sapete una cosa: sapete che le creature mostruose in qualche modo sono quelle che ancora sono in vita, sono nascoste in qualche modo o bloccate o disperse.
perché hanno perso. Ma quindi sappiamo della la battaglia di cui ci ha parlato Alessia, ne abbiamo consapevolezza? È una, sì, nella coscienza e nella memoria, assolutamente sì. Kuma, per non saperne leggere né scrivere, probabilmente... Cosa che non sapete fare, perché non... Esatto. Dimmi. Io casterei comunque parlare con animali. Qualcosa che stavo già pensando di fare, è comunque un incanto che mi richiede del tempo per essere castato. Certo. Sì, magari Iren puoi provare a comunicare con lui, a quel punto, se necessario, possiamo prenderci il tempo che è richiesto per Kuma, altrimenti dovesse rispondere in una lingua che conosciamo. Quindi? Io mi casto Speak with Animals. Allora, siete su un'altura voi, vi trovate qua in basso, intorno a voi c'è un lago qui verso est, come vedete il ghiaccio si incontra con la terra, la neve e l'erba, ci sono dei vortici di aria in giro per questa zona, qua si scende, c'è una cavità di terra più umida, qui la neve e il ghiaccio dividono quest'angolo in cui c'è questo lato in cui c'è della lava, altra aria, ci sono delle alture, qui in realtà è più alto rispetto al resto, qua è più basso, e appunto c'è la vostra altura da dove state venendo. Ci ha visto? No, non ne avete la certezza. Forse, compagni, prima di scendere è giusto palesarci, prima di avvicinarci e chiedere il permesso di entrare in questa evidente tana, cioè scendere immediatamente. No, infatti, io non mi muoverei, poi siete entrambi più avvezzi di me nel trattare con creature, soprattutto creature spaventate nella propria casa, però non farei un passo nella sua direzione se non... Beh, questa non so quanto possa essere classificato come animale o bestia, però sicuramente è una creatura spaventata nella sua tana, e questo non depone a nostro favore se vogliamo cercare un contatto con lei. In ogni caso dobbiamo fare qualcosa, è Alessia che ce lo chiede, quindi proviamo a cercare un contatto in qualche modo. Sì, palesiamoci. Iren, mi raccomando, la diplomazia che ti contraddistingue. Nella cautela, soprattutto. Dobbiamo cercare di farlo volare verso di lui un po' con un getto d'aria. Sì, che non mi paleserei sentito... prima. No. Diciamo così. Okay. Senza tipo tirarglielo addosso, ecco, semplicemente questo. Ok, allora faccio un passo avanti e mi rivolgo al Perkipos e dico: salve Perkipos, siamo i mezzi, figli di Alessia, esattamente come te. Ci capisci? Adesso si accorge che ci siede. Punta le orecchie e gli occhi verso di voi, trema tantissimo, è molto spaventato. Avete la sensazione, adesso che vi guarda, che lui sia convinto, lui, lei, insomma, questa creatura, questa entità, è sicuramente convinta di avere intorno a sé un pericolo costante, come una pressione che sta per distruggere la sua realtà, la sua tana, la sua vita, la sua esistenza. Appena tu parli alla creatura, che te lo dico, non capisce nulla di quello che dici, perché non parla la vostra... Nessuna lingua. La vostra lingua, esatto. Appunto, la creatura si accorge di voi, vi guarda, vi osserva, e poi lancia un urlo disperato, di spavento, verso di voi. Stride questo urlo veramente assordante. Sembra che vi arrivi al cervello un urlo che dentro ha il suono del vento, le crepe della terra, il calore del fuoco... È un getto d'acqua fortissimo. Prima che voi possiate fare qualcosa, Perkipos alza una barriera arcana a pochi metri da voi. Si sta proteggendo. Quando si alza la barriera e quando vi arriva in faccia questo urlo disperato, arriva oltre la barriera, in tutta la zona, non c'è scampo, una tormenta di neve fortissima. Vi travolge. Avete 3 minuti. Alessia, io ho detto proprio di raggiungere Perkipos. In tempo per... Avete 3 minuti per dirmi che cosa volete fare per sopravvivere all'interno di questa tempesta di ghiaccio. Non riuscite a vedere intorno a voi, non riuscite a muovervi bene. Se non fate qualcosa, verrete sommersi e congelati in questa tormenta. Tanto io... Da dove arriva la tempesta arriva da Perkipos e si espande da lui in ogni direzione. Okay. L'unica cosa che potete fare è tentare di pensare a come resistere, sfruttando le vostre capacità. Se facciamo un tunnel di pietra, lo riscaldo, ci avviciniamo. Una cupola.
No, proprio un tunnel, dobbiamo andare da lui, no? Quindi dobbiamo man mano fare una parte del tunnel andando avanti. Io lo riscaldo con... Kuma potrebbe intanto chiuderci, vediamo se la cosa esatto. funziona e poi espandiamo. Potrei alzare una barriera in realtà semplicemente tra noi. Sì, uno scudo. Iren va a fiamma. Ma sai perché ti dicevo di fare il tunnel? Dicevo di fare il tunnel perché se è una tempesta di ghiaccio vuol dire che comunque quando poi supera lo scudo comunque il vento t'arriva. E quindi magari le fiamme possono essere indebolite. Semplicemente. Ma potete provare a contrastare la sua tempesta con i vostri poteri Oneiros e il Flak. Anche. Certo, che si ghiaccio. Potremmo provare. C'è una conseguenza se facciamo i nostri poteri. E la tormenta è abbastanza potente. Magari se riesci a tenere contenuta diciamo il riparo, il contraccolpo su di te può essere inferiore. Perché io avevo pensato a utilizzare il ghiaccio per contrastarla, ma non so se riesco a difendere tutti in questo modo. Alzo una barriera di terra per proteggere i miei compagni dalla tormenta. Com'è questa barriera? È un muro, ok. È un muro diciamo a forma di mezza sfera. Ok, una mezza cupola che vi protegge. Una mezza cupola. No, non ci chiude completamente, okay. Perché vorrei comunque avere la percezione di quello che succede all'esterno. Ok. Però è fatta in modo tale la mezza sfera è per far sì che la tempesta abbia, diciamo, una forma incontri uno scudo e vada via in modo aerodinamico, insomma. Io faccio un falò in mezzo che riscalda tutti e ci siamo proprio visti, eh? Oneiros, Flak, fate qualcosa, non fate qualcosa? Dimmi voi. Allora, io mi concentro. Sì. Mi metto in mezzo ai ragazzi. Sì. E provo a creare un ciclone in modo che il centro, il ciclone al centro all'aria ferma, no? Sì. Un ciclone intorno a noi in modo che ci... Ok, bello grosso. Ripari dalla tempesta. Oneiros. Ok. Hai 17 secondi per dirmi quello che vuoi fare. Ok, mi concentro sulla tormenta attorno a noi, dalla protezione che ha creato Kuma, e cerco di guidare alla fine, se è ghiaccio comunque sì. composto in qualche modo due, di un elemento, uno, di guidarla due. Di modo che vada fuori da l'ansia. Okay. Ok, vi comportate come un'unica entità che con gli elementi della terra riesce in qualche modo a contrastare ciò che gli si para di fronte. Innanzitutto 2, 3. Oh no. Allora, non vi potete curare e vi muovete a fatica nel prossimo round. E questo è il potere del Flak che ha creato il vortice di protezione. Iren, Oneiros, il vostro potere viene sprigionato e subite 4 danni Iren, 5 danni Oneiros. Sentite che la forza del vostro potere però ha aiutato. Ma chi ha aiutato di più è stato Kuma. Kuma, subisci 13 punti ferita perché hai effettivamente protetto per primo con la forza della terra e con il muro che hai deciso di alzare. E l'hai fatto scientemente, hai deciso di proteggere i tuoi. Per un attimo la barriera si riduce, la tormenta va via. Proviamo ad avvicinarci. Magari sto dicendo una cosa sbagliata, però voglio fargli capire che siamo della stessa specie e siamo dalla stessa parte. Se producessimo nella nostra mano un piccolissimo elemento che ci caratterizza, quindi una piccola fiamma, una piccola goccia d'acqua, una piccola aria, una piccola pietra, con una riverenza avvicinandosi a lui per fargli capire che non abbiamo nessun tipo di scopo malefico, ma anzi vogliamo semplicemente aiutarlo perché abbiamo gli stessi suoi poteri. Per me può aver senso. Però spero non lo interpreti come un'azione aggressiva, ecco. No, piccolissima. Esatto. Giusto per fargli capire, guarda, stiamo dalla stessa parte ma della madre terra. Questo sì, vuole essere il messaggio, con una riverenza, quindi col capo chinato. Esatto. Potete muovervi della metà del movimento, Sì. Cercando di in qualche modo manifestare nella maniera più cauta e meno ostile possibile, anzi l'essenza del potere che Alexia mi ha donato. Io vorrei, tramite la coscienza di Alexia, mandare una sensazione di tranquillità nei nostri confronti a lui. Oneiros, Flak? Aspetto di vedere cosa fa. Io vorrei provare ad osservare, se riesco, la barriera e a capire, avendo un minimo di connessione con la magia comunque di Alexia, avendo una buona connessione, se riesco a capire qualcosa del suo stato d'animo. È sempre molto spaventato. Che ha creato. È sempre molto spaventato. È una magia che non ti appartiene. Quindi non fate quello che ha detto Iren alla fine.
Sì. Kuma e Eren, ok, ma Oneiros sì. E Flak, come manifestate il vostro potere? Per me è un, diciamo, solo la mano sinistra ricoperta di un velo d'acqua, semplicemente, alzata Flak. Sempre con il tutto il rispetto. Io faccio un vortice d'aria sulla mia mano. Ok, quando fate questa cosa, effettivamente la creatura affonda le piccole zampe nella terra intorno al suo corpo, la barriera si riduce, stava per partire una seconda ondata di energia, ma sembrerebbe quasi che questa paura piano piano stia svanendo. La barriera però adesso è molto forte, lui è molto spaventato. Cosa fate? Lui ha visto che noi avevamo un frutto, volevamo dargli. Secondo me ci dobbiamo avvicinare però un altro po' prima di fare questa cosa. Sì, sì. Perché adesso siamo troppo lontani. Secondo me possiamo continuare. Adesso potete muovervi tutti senza problemi, Ok, io continuerei a muovermi nello stessa maniera, quindi con reverenza, eccetera, eccetera, e mandando sempre comunque tramite la nostra coscienza un senso di tranquillità nei suoi confronti. Urla, la barriera si fa più forte e comincia ad abbattersi su di voi un diluvio, una pioggia torrenziale. Ci sono fulmini che colpiscono il terreno, che attingono l'energia degli elementi per aumentare la forza anche dell'acqua. L'aria è umida e c'è un forte vento freddo e bagnato che colpisce i volti, e in questa zona sapete di non poter stare troppo tempo. Che cosa fate? Perché ci sono dei fulmini che potrebbero colpirvi in ogni momento. Avete 3 minuti per dirmelo. Proviamo a tornare indietro. Retrocediamo di un paio di qualche cosa. Siamo tutti qua. Indietreggiamo un attimo alzando le mani. Manca 1:40, che volete fare? Metto le mani per terra, di nuovo attingo la mia energia elementale, creo di nuovo uno scudo. Io vorrei indurire lo scudo. Esatto, se potete in qualche modo proteggere il mio scudo di terra dalla pioggia. Quanto secondo te devi indurirlo questo protezione, Eren? Io intanto lo ricopro di ghiaccio comunque, così okay. Sappiamo che... I fulmini crepano la pietra, l'acqua crepa la pietra, come se passassero migliaia di anni per ogni goccia. Io vorrei renderlo potente, tipo roccia vulcanica, tipo impenetrabile, se non con un'esplosione fatta dal vulcano stesso. Flak. Proverei a rifare un ciclone intorno a noi in modo che noi siamo al centro dell'occhio. Okay. Vabbè dai, 9 danni tutti quanti e... Non potete curarvi e non potete avere reazioni in questo round. La barriera si rimpicciolisce di molto, sembra quasi al termine della sua potenza magica. La creatura sta per crollare. Vedete che chiude gli occhietti, poi li riapre. Sta spendendo tutta la sua magia. Si distrae un attimo, non è concentrata su di voi. Che cosa fate? Se avrei uno slot per parlare tra di noi oppure... Sì, sì. No. Allora io vorrei entrare in contatto con questa creatura. Posso mettere una mano sulla spalla e interromperti prima che tu lo faccia, perché voglio dirti una cosa? Compagni, io ho la sensazione che se dovessimo perdere Pelkipos, vuol dire che qualcuno al posto di Pelkipos si manifesterà esattamente nella stessa maniera di Coda. E io non voglio ripetere questa cosa qui. Noi abbiamo una cosa in comune con lui. E c'è forse un modo per fargli capire che non siamo ostili. Cercare di trasferirgli un po' dei nostri poteri. L'avevate trovato, perché infatti. Ci sta. Avete fatto una cosa molto bella. Però non vorrei che adesso... Cioè, per fare lo step successivo... Vorrei fare la stessa cosa che abbiamo fatto trasferendogli una piccolissima parte dei nostri poteri. Chiaro, invece di mostrargliele basta, gliela vuoi dare. Per fargli capire, noi ti stiamo rinvigorendo, non ti vogliamo attaccare. Abbiamo lo stesso obiettivo, se voi siete d'accordo, ovviamente. Sì, ci sta. Ok, allora avanziamo piano piano, di casella in casella, trasferendogli un po' dei nostri poteri. Allora, ditemi di qua, fate un blocco di movimento intanto. Io mi avvicinerei chiaramente un po' più avanti, perché dietro c'è il magma, quindi chiaramente io mi avvicino al mio elemento. Io gli trasferisco un po' del mio potere della fiamma. E cerco anche di cercare un contatto energetico, insomma, con questa zona che descrivevi prima essere... Una cava, essere quasi. Particolarmente. Sì, particolarmente affine alla mia... Al tuo elemento. Sì, sì, anche io vorrei trasferirglielo utilizzando quello che del mio elemento è in sua prossimità, insomma. Quindi, la neve. In realtà voi vi avvicinate ai vostri elementi il più possibile, cercate di attingere alla natura
circostante per concentrare sulla barriera e oltre la barriera per far arrivare verso Pelkipos la vostra energia e i vostri elementi. Ci riuscite, la barriera crolla totalmente, la vostra energia arriva a Pelkipos e Pelkipos trema, vi guarda, sembra molto meno spaventato e poi perde i sensi e va a terra. Respira, lo vedete, è senza sensi. Vi ricordate quello che vi ha detto Alexia? Posso fare un tiro su medicina per capire che cosa c'ha? Da lì no. Fratelli, avviciniamoci, okay. Proviamo a... Non troppo. A rinvigorirlo come abbiamo fatto dalla distanza. Non troppo, ma avviciniamoci. Con delicatezza, ma è senza sensi, Ren. Non penso abbia troppo tempo. Posso fare percezione per capire se c'è qualcosa intorno a noi? Certo. C'è veramente poco tempo. Ecco cosa percepisci. Capisci che studiare la natura di quello che sta succedendo a Pelkipos potrebbe rendere tutto un po' più facile. Faccio un tiro di medicina. Che ti do una mano. Ma nonostante abbia perso i sensi, io vorrei comunque castare Beast, sensi della bestia, insomma. Ok. Che è una capacità che mi permette di percepire attraverso i sensi di una creatura. Ok. Quindi vorrei entrare in comunione con lui. Ok. E visto che medicina lo fa Iren, io farei ascolto. Lanciami sto di 20, va. Anzi, vabbè, sì, l'hai fatto. Allora, teniamoci un attimino il 16 di Flak. Allora, quindi, Iren, tu mi lanci un medicina, ma hai un aiuto, giusto? C'ho guida io. C'è guida di Oneiros? No, guida la sua, però io gli vorrei proprio dare una mano attivamente. Quindi con vantaggio, un vantaggio. Vantaggio. Vorrei proprio aiutarlo ad esaminare la creatura. Hai vantaggio. Porta. Benissimo. Vabbè, aspetta, è 15 il primo più guida, che è il D4, giusto? Zi. Zi, lo so. 2 su 2 la buchi. 2 su 4 la buchi. Noti una ferita intorno alla gamba posteriore sinistra di Pelkipos, nascosta alla vista del carapace. La ferita pulsa di energia viola. È un'energia sconosciuta a voi, ma che vi ricorda qualcosa. Vi ricorda di Coda e vi ricorda di qualcosa che si è impossessato del compagno di Kuma. Sai, con questo lancio, che hai un po' reso più facile quello che verrà. Teniamoci il flak, eh? Kuma, tu hai i sensi di bestia. Mi fai una sopravvivenza con vantaggio? Vabbè, ragazzi, però. Cazzo, quanto sei figo! Il pensiero che ti attraversa è la percezione di quello che Pelkipos ha creato prima di questo luogo. Ti rendi conto che le caverne che avete attraversato fino adesso sono state create proprio da lui. Le ha create proprio grazie agli agenti atmosferici che controlla. Anche tu ti rendi conto di aver aiutato quello che verrà. Oneiros, tu che volevi fare? In realtà avevo dato una mano a Diren perché volevo fare anch'io una prova di medicina. In realtà volevo provare a capire a questo punto. No, se posso esaminare. No, niente, basta. Vantaggio, vai, ci sta. Flak, con il lancio che hai fatto, ti metti in ascolto. Ti rendi conto che in Pelkipos ovviamente coesistono tutti quanti gli elementi. Ti rendi conto che in qualche modo Pelkipos è collegato a ogni evento che vi è successo durante questa avventura. In particolare un evento che vi ha fatto riflettere, vi ha fatto pensare su come proseguire. Pelkipos è collegato in particolar modo a quell'evento perché è lui che l'ha causato. Pelkipos comincia a vibrare e di nuovo sentite quei suoni. Il piccolo corpo di Pelkipos vibra, comincia ad avere dei piccoli spasmi, sta soffrendo tantissimo. La ferita che Iren è riuscito ad individuare pulsa di energia viola, sgorga da quella piccola ferita, ma poi anche da altri piccoli tagli, piccole crepe sul carapace di Pelkipos. Sgorga una melma viola, come se Pelkipos volesse eliminare dal proprio corpo, dalla propria essenza, qualcosa di negativo, di estremamente malvagio. La creatura mostruosa lancia un grido innaturale. È diverso dal grido che avete sentito in precedenza. È molto più simile alle grida che avete sentito nelle grotte. Quel grido che proveniva dalle mura, dalle ombre, dai tentacoli. Una spinta di forza oscura vi allontana a molti metri
siete divisi, cadete a terra, vi riprendete e piano piano osservate che Pelkipos comincia a mutare, comincia a cambiare nella forma, comincia a cambiare il suono che emette con la sua voce. I suoi occhi diventano rosso sangue, sono molto più grandi e cresce molto in dimensioni il suo corpo. Crescono degli spuntoni sul carapace, le ali sono enormi e sono infuocate. Pelkipos diventa gigantesco e a questo punto lancia un altro urlo che crea una gigantesca nube che copre tutta la zona, e contemporaneamente il carapace di Pelkipos viene ricoperto da un grosso strato d'acqua che sembra proteggerlo da eventuali colpi. C'è una nube e dell'acqua sul carapace che lo proteggono. Iniziativa. E vi mostro in tutto questo adesso come è fatto Pelkipos. Perché prima è il dolce piccolo Pelkipos, not so much dolce piccolo Pelkipos. Pelkipos adesso appare così. È enorme e sembra posseduto da voi sapete chi. Non ci sono dubbi. Ci siamo ragazzi, eh? Non so se è chiaro. Vi metto in iniziativa. Madonna quanto vi fa male. Quanto vi fa male. Lui vi fa proprio male. Lui vi ucciderà. Lui vi farà del male. Lui vi ucciderà. Voi non potete farcela. Allora inizia il combattimento. Ripeto, Pelkipos sembra protetto da un elemento. Pelkipos non è la piccola creatura docile e spaventata che probabilmente aveva capito che stava per succedere qualcosa al suo corpo, alla sua essenza. Pelkipos è pronto a rompervi in due. Ora Mosè, il Mosè dei culi. Il Mosè dei culi. Non come antipasto, mi tirate Iren Kuma e Oneros un tiro salvezza su costituzione con vantaggio. Agli ordini. E io. Però Kuma, faccio. Con vantaggio, no? Con vantaggio. Cioè, hai fatto 2-4, hai fatto salvezza, Kuma. Giusto? Sì. Salvezza. Ah, il flak cosa fa? Conterò le vostre teste. Sì. Lancio di 20 flak con vantaggio sempre. Per questo tipo di lancio puoi usarne uno di qualsiasi, cioè nel senso ne prendi uno da qualsiasi capacità, uno, due o tre o quattro, non so quanti ne vuoi. E prendo uno da Iella e uno da movimento. Lancia sti 2d6, dai su, facci sognare. 2 da movimento, anzi va là. Ah, 2 da, va là. 3 in totale. 3 in totale? No, boh. Scusami, ma Iren... Ce l'ho. Ah, ok, sì, sì, chiaro. Secondo me. Dalle nubi che avete visto comparire prima da Pelkipos, cadono dei tuoni e Kuma e Iren non riuscite ad evitarlo e vi prendete 7 danni a testa, mentre Oneros tu riesci all'ultimo a schivare un tuono e non prendi nulla. Flak è a posto, Flak esatto. Non viene colpito da un tuono arcano, sì, sì, nel sì. Tuo caso. Esatto. Seconda cosa. C'è una seconda cosa che un tiro su destrezza. Sempre con vantaggio, Niente. Mamma sempre mia. Con vantaggio? Sì, sì. Perché non mi lasciamo il Sebs? No, beh, ah, Kuma. Non fatto io. Kuma. Vabbè. Ho fatto 4-4-4-4. No, non ci posso. Non è, va contro ogni legge. Kuma, tu te li pigli tutti. Ti becchi questa tempesta di ghiaccio bestiale. Grazie. Spera che giocherebbe. Bene. Quindi tu ti prendi 28 danni da questa tempesta di ghiaccio, una grandine enorme che cade dalle nubi. Molto. Mentre Iren e Oneros voi prendete 16. La metà. Per cui la metà 16. Di 33 è 16. Scusami, lancia il D20 sì. Con 2 D20 anche Flak. Ok, non c'è bisogno di aggiungere D6. Tu riesci a non prendere danni, insomma, in qualche modo. Cos'altro fa? Pelkipos finisce. È veramente una creatura diversa da quella che avete visto pochi minuti fa. È veramente bestiale. C'è qualcosa dentro Pelkipos. Sapete esattamente che cosa ci sia al suo interno. Tu, Iren, hai vissuto periodi migliori nel tuo non tempo da mezzo. E adesso è il momento, però, di scendere a patti con la realtà.
Alexia ti ha richiamato per la più grande delle missioni. Cosa fai? Hai ancora la, ti ritrovi vicino al frutto di Dax? Ce l'hai a terra vicino a te? Me lo metto in tasca. Questo è un gesto di stizza o sbaglio? Un padre si è trovato strappato del figlio. È successo questo. Questo non è ok, okay. Non è bene. Non è bene. Non è super ok questa cosa per Iren. Ok. Io mi sposto qua, così mi avvicino un attimino al mio elemento. Ok, considera che c'è una barriera tra te e Pelkipos, così, eh? Cosa fai, Iren? Che cosa fai, Iren? Mi casto guardiano della natura. In forma grande albero, la pelle dell'incantatore diventa simile a una corteccia e ottiene i seguenti benefici: 10 punti vita temporanei, vantaggio ai tiri salvezza su costituzione, vantaggio ai tiri per colpire basati su destrezza e saggezza, e i 4,5 metri intorno a me diventano terreno difficile. Ma dopodiché io vorrei sapere se utilizzando scudo di fuoco posso attingere alla mia, al mio elemento. Beh, in qualche modo puoi potenziarlo. Da questa distanza che ho dal magma, riesco ad assorbire il potere della fiamma? Tu puoi fare quello che vuoi col tuo elemento. Ok, voglio che il magma mi entri all'interno del corpo per potenziare il mio elemento. Quello che succede è che quando provi ad assorbire il fuoco arriva a te e subito va contro Pelkipos e fa scomparire la protezione d'acqua intorno al suo carapace. Ok, penso basta, ho fatto un po' di roba nel mio turno. Kuma, hai appena visto chiaramente Pelkipos okay, per qua, non ha più la protezione d'acqua. Allora io vorrei raggiungere queste cave. Sì, comunque abbiamo deciso che non dobbiamo attaccarlo, giusto Pelkipos? Tanto lo scudo suo se n'è andato. Ah certo, dal suo scudo, sì. Scudo d'acqua. Sì, sì. Allora vorrei provare a fare questo, vorrei provare a far crescere sotto di lui dei tentacoli di roccia. E questi tentacoli lo avvolgono, cercano di insomma stringersi anche intorno al suo collo, a tenerlo avvinghiato e diciamo agganciato al terreno e stritolarlo in qualche modo, insomma. Mentre faccio questo, comunque mi sposto da questo lato. Vedete Kuma che si muove, evitando i vortici d'aria, attinge la terra e in un attimo tentacoli di roccia. Kuma è arrabbiatissimo perché Kuma ha visto quello che ha visto in coda davanti a sé, un'altra creatura corrotta da Itron. Non sai se Itron sia l'unico male di questo mondo, ma certamente è il male più vicino alla tua rabbia in questo momento. Aspetta. Allora, tu Kuma subisci 10 danni perché un tentacolo molto simile al tuo, molto simile alla tua roccia, ma molto più scuro, con delle venature viola, colpisce anche te, come se fosse speculare a quello che tu hai fatto. Ma infliggi 27 danni a Pelkipos. State capendo che utilizzare i vostri elementi fa veramente molto, ma ovviamente c'è molto pericolo, perché in realtà adesso i vostri elementi si stanno unendo al gioco dell'avversario, del vostro nemico in campo. Pelkipos è immobilizzato da quello che ha fatto Kuma. Flak. Mi avvicino di 30. Se io faccio un risana riesco a prenderli tutti che sono così lontani? No. Risana prende tutta la stanza. Tutti quanti, tutta la stanza. Fagli male. Anzi, fagli bene. Madonna mia. Mamma Gallo, ti vengo a cercare. Vabbè. A casa dopo il mio turno. Mamma mia. Flak, mi lanci per favore 3d8? No, 3d10, scusami. Io ti dico 3d10 più 3. Mamma mia. 29 punti ferita recuperati a tutti. 10, no. È incredibile. Oneiros, vai. Allora,
Come prima cosa attivo la mia Blade Song, la melodia che mi consente di che è appunto questa musica che aumenta in qualche modo la mia sinergia con la magia e mi permette anche di muovermi più agilmente, di essere più difficile da colpire. E vorrei, quasi come una provocazione, farla assomigliare alla melodia che abbiamo sentito. Oh, tu però così vuoi proprio che te via pizze. Gallo, tieni conto per favore di questa provocazione. Secondo me loro non stanno più combattendo con Itron. Loro secondo me cominciano a combattere con te, Gallo. Io non, cioè, te lo dico perché magari cioè Itron, esatto, Itron, Gallo, e Gallo fuori dal frame, esattamente. Allora, detto questo, Oneiros. Ok. A questo punto, sì. Voglio provare ad utilizzare l'incantesimo è Phantasmal Force. Sostanzialmente è un provo ad attingere alle paure più recondite, agli incubi peggiori della creatura che ho davanti, non tanto di Pelkipos che per cui ho simpatia in qualche modo, ma dell'entità che prepotentemente ne ha preso il controllo. Se riesco ad arrivare, okay. Provo a mostrargliele con forza nel tentativo di danneggiare in qualche modo la sua psiche. Quindi hai un praticamente deve fare un tiro salvezza sull'intelligenza. Nel caso che sto descrivendo deve essere un incubo che lo avviluppa e lo soffoca, gli dà la sensazione di essere di annientarlo, diventa niente, non importante. E quindi nel caso non lo superi, cioè, danni. Gallo, ti lascio la parola. Mi limito solo a dire che il tiro è superato. Tu cerchi di mandare la tua energia, cerchi di provare a comunicare con questa entità e di intimorirla in qualche modo. Però la tua sensazione è come se quasi non arrivasse a scalfirla. E anzi, torna indietro da te. Tu rivivi la scena che avevi visto nelle pareti della caverna, nella grotta. Un uomo che evoca una spada e la spada viene spezzata dai tentacoli. Quindi tu adesso mi tiri i danni dell'incantesimo e li subisci te. Ok, ti prendi 4 danni. Ok, applicati. Che cosa altro fai, Oneiros? Puoi muoverti, puoi fare delle cose? Voglio provare ad avvicinarmi al mio elemento. Stai meglio mi quando ti avvicini. Mi posiziono qui. Ok. Ok. Allora, vicino alla pozza d'acqua. Finisce il round. Vai, Gallo. Allora, no, in realtà non dovete tirarmi nulla. Flak, tu mi tiri un D6. Sì. Mentre no, ho sbagliato, scusate. Sbagliato. Questo no, questo. Allora, Iren, Kuma e Oneiros prendete 3 danni. Mentre Flak non avete azioni bonus. Dalle nubi, sì, vedete scendere e calare una pioggia torrenziale, ma non è acqua. Quando vi tocca vi rendete conto che è pioggia acida. I tentacoli di pietra che hai evocato tu, Kuma, per provare a immobilizzare Pelkipos, Pelkipos prova a smuoversi e con un colpo con la coda riesce a distruggerlo e quindi torna capace di muoversi e sembra voler attaccare te, ma è come se qualcosa lo controllasse e portasse la sua attenzione su Oneiros. Ok, un muro di vento e mi fai un tiro salvezza con vantaggio su forza. Il fatto che c'è il vantaggio è irrilevante. A posto, prendi e là 14 danni. Oh, e Pelkipos finisce il suo turno. Il muro rimane lì. Ok. Iren, state, vai. Allora io con il movimento completo, come dicevi tu, sì, voglio salire qua io. Guardando Pelkipos, sulla zampa sinistra dietro vedo qualcosa? Certo. Vedi proprio la ferita che ormai è una voragine che sta mangiando la creatura stessa. Ok. Allora io voglio attingere al mio potere del fuoco. Ok. Come ho fatto prima. Però voglio concentrarmi affinché il fuoco, che a questo punto il magma deve essere di più rispetto a quello di certo. Me a collo. Ah, di più? Perfetto. Succedere. Sì. Venga verso di me, ma prima che venga verso di me deve andare nel turbine qui, così che diventino tante colonne di fuoco
e poi andare dritti sulla zampa di Percopolla, come si chiama lui. Allora, però ti chiedo questa roba qua. Lanciami un D100 per la precisione. Non devi fare da zero. Non lo voglio sapere. L'ho fatto. Stavo dire da 0 a 30. Perfetto. Un punto di ispirazione per l'idea carina? No, però sì, sai cosa? Un punto di ispirazione, però è vero che ti sei ricordato una cosa narrativa. Bravo. Prima questo. Irene, tu mi racconti che cosa ti pervade? Sì. Perché guarda, i dadi hanno detto che, cioè, sì. Dadi hanno parlato chiaro. Ti pervade qualcosa che adesso ti racconto, ma è una roba. Sei un pervaso. Sono fuori di meglio in questo momento. Sì? Sì, perché io sin dall'inizio ho sentito un legame con Perchipos. Avevi ragione. Perché c'era qualcosa. Okay? Già. Sentivo subito che aveva il mio stesso elemento, ma sentivo che c'era qualcosa che lo stava pervadendo esattamente come Coda, esattamente come la stessa visione che avevo visto io mi stava pervadendo all'interno della caverna, e volevo salvarlo. Io avevo avuto un'idea quando c'era la situazione con Coda, che era quella di tagliargli la zampa, però per la troppa fretta non sono riuscito a metterla in pratica. Fighissima sta roba, infatti. Quindi fighissima sta roba. Questa cosa si sta dilaniando dentro, e quindi io sto scagliando tutto quello che ho dentro in questo attacco. Allora, tu subisci 32 danni e senti il tuo corpo per la prima volta subire dei danni di calore. È come se questa entità stesse utilizzando contro di te il tuo stesso elemento. La creatura però subisce 22 danni. Kuma! Mi avvicino il più possibile a questa roba qua, alla zona, diciamo, del mio elemento. Sì. Sento questo ostacolo, questa forza che mi trattiene da liberare la mia energia, diciamo. Sì. Voglio provare, sempre con dei tentacoli di terra che protrudono da me, tirarlo a me. Ti faccio una domanda. È un'azione che vuole far male e farlo avvicinare, vuole farlo avvicinare e vuole fargli male. Cosa tra queste tre cose è più orientata? Non è per fare male, ma è per trattenere e avvicinare a me. Cioè, capito? Nel senso, trattenerlo da fare danni agli altri, tipo a un Eros che ho visto già in difficoltà, e Iren che si è praticamente dato fuoco da solo. E voglio, diciamo, contemporaneamente, mentre faccio questa cosa, quindi quando questi tentacoli di terra emergono dal mio corpo, vorrei cominciare a costruire su di me una armatura di roccia. Cioè, vorrei cominciare a costruire mentre fai questa roba? Allora, in preparazione nel momento in cui andremo in mischia, ovviamente. Perfetto. Mi fai un tiro salvezza, Gallo? Fai uno, sarebbe simpatico. Arriva. Sarebbe molto ridere, no? Ti racconto quello che succede. Kuma, tu è come se dal tuo corpo uscissero dei tentacoli e andassero verso questa creatura. Altri tentacoli invece si vanno a piantare nel terreno, e è come se andassero ad attingere forza dal terreno, e piano piano cominciassero a costruire un pezzo di armatura intorno, un armor che piano piano ti proteggerà. E nel frattempo però nella roccia, altra roccia a tentacoli, avvicina effettivamente Pelkipos, che subisce 6 danni e tu ne subisci 11. Mm-hmm. Ma Pelkipos adesso è qua. Flak, faccio un tiro di movimento per teletrasportarmi, diciamo. Dove sta Pelkipo? Puoi spostarti senza problemi. Allora vado dentro questo turbine. E cosa fai? Cerco di analizzarlo tutto, no? Di controllarlo. Lo analizzi proprio tutto. Ed è pura forza elementare dell'aria. Quando lo canalizzi, cosa vuoi che faccia? Un super enorme, più che posso, tempesta di sabbia sulla ferita che aveva colpito prima Iren. Intanto mi lanci un D100, eppure te non fare da 0 a 40, per favore, tu, mi raccomando. 0 a 40. Non lo devi fare. Ottimo. 39, non so di 6 questi. No, ho lanciato io quelli. Flak, tu riesci effettivamente a concentrare tutta la tua potenza
su Pelkipos, viene colpita la sua zampa, un urlo molto profondo viene lanciato dalla terra più che dalla creatura. La creatura è un'estensione di quello che sta controllando questa quest'area. Nel prossimo round fate la metà dei danni, avete movimento dimezzato, non avete reazioni e non potete curarvi. Però, insomma, vedete che poi Pelkipos, ragazzi, comincia veramente ad aver subito dei danni. Oneiros, sta a te. Evoco la sognatrice, la spada d'ombra. E, vabbè, livello 5, quindi meccanicamente farà 4 di 8 di danni, se mai riuscirò a colpire. Faccio un passo nella pozza d'acqua. Ok. E quello che vorrei provare a fare è praticamente Silver Surfer, nel senso vorrei usare non l'acqua. Ci posso credere. Addio, che bomba! Ti prego, usare l'acqua per arrivare qua. Scusami, qua. Allora fammi capire, tu praticamente scivoli sull'acqua, crei di cerchi di creare questo, sollevarmi e arrivi là. Esatto, voglio usarla come, come diciamo la pozza come sorgente d'acqua, sollevarmi in aria, superare il muro di vento che mi ha messo davanti e poi congelarla piano piano davanti a me per arrivare fin lì. Ce la fai, a questo, allora, a questo punto ce la fai, ti prendi 7 danni, però sei arrivato esattamente dove volevi, cioè ti ci piazzo senza problemi, okay. Sei qua. Ti tiro subito la concentrazione sulla spada, per via di Blade Song ho più 4, quindi è più 10 al tiro salvezza sulla concentrazione, mm-hmm. sulla costituzione. Perfetto. Wow, ok? Allora. Ok. E arrivo lì, vabbè, non ho più azioni, quindi. Ok, signore e signori, è il turno di Pelkipos, prego. Fammi tirare. Dai, tira, va. Prima questo qui che mi serve, un secondo. Ah, beh, questo, okay. Se non sbaglio, è divertente. Questo è molto divertente. Aia. Questo no. Ragazzi è divertente. Per noi è sempre divertentissimo. No. Iren, Kuma, Oneiros, prendete 11 danni. Oneiros, tirami la concentrazione. Flak, tu mi devi tirare un D6. 20. Okay. Kuma? No. Mancava solo il 4 e il 6. Avete metà, fate metà dei danni. Mezzo movimento, no, no curarsi, no azioni bonus, no reazioni. Oh, che altro fa Pelkipos? Wow. Pelkipos, intorno al suo carapace compare uno scudo di nuovo d'acqua. No. E poi si muove verso Kuma. Aia. E prova ad attaccarlo con svantaggio. Aspetta che devo fare lo svantaggio. No, non è proprio uno svantaggio. Cioè, non è beh, proprio 9 danni. Sì, finisce infatti. Il turno. Iren, quanto sei arrabbiato rispetto a prima? Voglio tenere conto della, cioè, della variazione delle vibrazioni di rabbia di Iren. Considera che io non posso fare una cosa per questo cazzo di dado. Comincio a pensare che Iren aveva ragione sul fact. Scusami. Ragiona bene, eh? Non sta andando benissimo. Cioè, sta andando benissimo, è che è veramente forte. No. Allora, io devo ricastarmi guardiano della natura. Così non mi curo, ma ottengo 10 punti vita temporanei. Un guardiano della natura, azione bonus. Oh no! Quindi che fai, Iren, adesso che hai scoperto che non puoi fare un cazzo? Allora, io casto eruzione terrestre. Ok. L'incantatore sceglie un punto sul terreno situato entro gittata 36 metri. Ok. Una fontana di terra e pietre turbinanti sgorga in un cubo con spigolo 6 metri centrato in quel punto. Ogni creatura in quell'area deve effettuare un tiro salvezza su destrezza. Se lo fallisce subisce 3 di 12 di danni contundenti. Porco due. Se lo supera subisce la metà dei danni. Allora sono 26. Fai intanto il Dexter 3D save DC versus DCM. Sì. E poi, tanto, vabbè. Quindi praticamente la metà della metà. Ok, 6 danni. Però ottima mossa. Il problema è che... Poi, Irene, che altro fai? Niente, va, finito. Kuma! Kuma, è il tuo momento, dai Kuma! Voglio provare a tornare quello che siamo stati.
quando eravamo nella stanza. E qual è il tuo obiettivo? Alessia ci ha chiesto di combattere tra di noi. Il mio obiettivo è diventare tutt'uno con la terra, avvinghiarlo, portarlo con me sottoterra, imprigionarlo. Di 100. Arcagnotta. Allora, bellissima sta roba. Ti dico quello che riesci a fare. Innanzitutto, ti prendi 21 punti ferita. Ma 21 danni. 21 danni, scusami. Lui se ne prende 11. Però hai fatto una cosa pazzesca. E spiego anche agli altri. Vedete Kuma? Che approfitta di della quantità di terra intorno a lui. Questa roccia che continua a creare tentacoli, a creare una difesa. A un certo punto è come se la terra diventasse fluida. È come se una melma catturasse Kuma stesso e Pelkipos. In un attimo, in un secondo, sentite le urla di Kuma che stringe Pelkipos e lo trattiene a sé. Vi rendete conto che in questo momento Kuma e Pelkipos sono incastrati nella terra insieme. Mi fai un TS sulla destrezza, Gallo? Con svantaggio. 100. È intrappolato ed è un tutt'uno con Kuma. Kuma sta urlando perché contenere e trattenere la forza e la potenza di Pelkipos e di chi lo sta comandando è la cosa più difficile che abbia mai fatto. Molto bravo però. Flak. Flak, attento a quello che fai. Andrei leggerino. Crolla la protezione dell'acqua. Visto che sono dentro ancora il mio vortice, no? Sì. Il vortice del mio elemento. Lo ricanalizzo. Kuma si toglie gli occhiali. Vai, vai, Flak, goditelo, vai. Faccio praticamente, visto che io e Kuma abbiamo gli elementi opposti, no? Sì. Io vorrei mandare tipo un turbine di sabbia in modo da erodere solo la parte che tiene Kuma, cioè tutta la roccia che tiene Kuma dentro la terra, no? La vorrei erodere per liberarlo. Ok. Lasciando Pelkipos incastonato, però. 2d6, Gallo. Liberare Kuma, ecco. No reazioni, no bonus action. Però 9 punti ferita, quindi 4. Ragazzi, gli due te le va in qualche modo, eh. Sta messo... No, 9. Non ha più lo scudo. Ah, è vero! Come state messi voi? Soltanto potessi fare un'azione. Non ci possiamo mai curare, tipo. Tente perché lo state buona, messi proprio benissimo. Neiros! Mi avvicino. Posso mettermi direttamente qui in mischia con lui? Certo. Posso ok, perfetto. Tu io vuoi fare... Cioè, io non so... Avvicino. Tu lo fai proprio male, giusto? Vai. Mi piacerebbe. Ti piacerebbe molto fargli male, va bene, questa senso. Non disdegnerei, sì, non disdegnerei. Esatto. No, in realtà voglio avvicinarmi brandendo la spada. Okay. Lentamente raccogliere l'energia elementare dell'acqua dalla neve attorno a me. Ok. Formando un flusso d'acqua e poi piano piano delle lame. Ok. Attorno. Dopodiché vorrei piantare Sognatrice direttamente nella ferita. Wow. Che ha sulla gamba, cercando di iniettare quanto più possibile il mio elemento all'interno della ferita. Allora, mi fai subito una prova sull'intelligenza. E adesso mi fai un D100 facile, non devi fare da 0 a 20. Quindi segnatelo proprio. Vabbè. Gli dico... Te l'avevo detto che non ti sarebbe piaciuto. Porco due, gliel'hai proprio messo sul gliel'hai proprio messo su una spalla. Allora, io sono costretto a fare questo, Gallo. Non posso fare nient'altro. 17 danni. Ma sì. Tu non prendi danno perché tu l'hai proprio gliel'hai proprio messo in faccia. Sta messo molto male. E adesso però è Pelkipos che ha in mano la palla. Pelkipos è ancora infangato, sì, da quello avvinghiato che fatto come prima. L'ha avvinghiato nella terra. Sì. Quindi l'unica cosa che può fare in realtà è la nube.
e la nube fa su tutti voi. Aia. Porco due. 9 danni. Kuma. Kuma. Io sono veramente a un passo. Tu sei a un passo. Sono a un passo. E passa il turno, Pelkipos. Iren. Siamo tutti lì lì. Io devo fare una roba, non posso non farla, non c'è un cazzo. Tu devi farla, zio. Devi farla. Cioè, voi state capendo che Alexia vi sta richiamando, ragazzi. Alexia. Ho capito, sì. Allora, sono due le cose. O muoio o curo tutti. Quindi curo tutti. Ah, ok, quindi curo tutti. Ragazzi, comunque sentite che Pelkipos sta lì lì per esplodervi in faccia, ve lo dico, Tanto se pigliamo 16 punti ferita tutti quanti. Passi? Guarda, faccio questo. Ok, ti avvicini. Puoi fare quello che vuoi, Kuma. Kuma di solito è una creatura particolarmente pacata e tranquilla. Sì. Ma in questo momento, nonostante non possa utilizzare al 100% le sue capacità, la rabbia pervade ogni cellula del suo corpo. Quello che voglio fare è avvolgere il mio pugno con un'enorme quantità di terra e scaraventarlo contro la creatura, dargli un cazzotto, una papagna in faccia di dimensioni intergalattiche. Tu lanci verso Pelkipos e io lancio verso te. Vabbè. Lancia Pelkipos, vai. 4 di 8? Sì. Vai, oh, ma vai, cazzo. 17. Pelkipos viene scaraventato via e adesso lanci 4 di 8 dei danni di Kuma. Siamo pronti? Vado? Dai! 10! Kuma, il tuo pugno è talmente forte che ti si crepa il culo. Tu dai un pugno e sotto senti una crepa che si apre. Luck. Vedi Pelkipos a terra, gli si è strappata la pelle perché è rimasta attaccata alla terra che l'aveva imprigionato, e a terra è frastornato. Che cosa fai? Volevo curare, così dopo Neiros faceva il colpo di grazia. Flak, tu te lo ricordi che ti ha detto Idron? Cioè, tu adesso o la possibilità di curarli o la possibilità potenzialmente di ucciderlo, ucciderti, ucciderli. Devi solo scegliere il tuo destino, Flak. No, io faccio risanamento e poi vediamo Neiros. Tu non vuoi dare ragione a Idron. Bravo. Non sei caduto nel tranello. Lancia sto D20. Faccio un D20. Oh, 3 di 10, zi. Vai, bravo. Vabbè. Guardo Oneiros e annuisco così. Wow, Oneiros, ci siamo. Ti guardo. Raccontamelo. Ti sorrido. Mi metto a correre. Verso la creatura. Tenterò di finirlo direttamente attaccandolo con la consognatrice, con la spada d'ombra. Wow. Due volte. Al numero uno lo attacco usando anche Booming Blade, quindi rinforzando la lama con un trucchetto. Sì. Ecco due. Però, bella. Ho fatto 20, però tra l'altro mi mancano altri 2 di 8, perché sono 4 di 8, perché è cassata di livello 5, quindi li aggiungo. Continua a raccontarmi. Arrivo. Li faccio giusto per vedere se lo prendo e poi racconto una volta. Booming Blade, ovviamente. Ok. Mi serve questo qua. Sono 6, ok. Vabbè. E c'è l'altro attacco. Follia. non interrompiamo. Ok, preso, e gli altri 2 di 8. Vabbè, sono i danni, adesso poi li conteremo. 47. Sono... Oneiros, mi racconti per favore come finisci questa creatura? Perché l'hai finita? Guardo verso Flak, gli sorrido. Con la connessione che abbiamo ringrazio i miei fratelli anche, Kuma e Diren. A questo punto li chiamo in questo modo e gli proietto questo sentimento. Impugno sognatrice, mi metto a correre verso la creatura. Non c'è rabbia nei confronti della creatura mostruosa, non ho risentimento. Il mio unico obiettivo è l'entità che la controlla. E di nuovo, per l'ultima volta, con un primo fendente allargo la ferita e per l'ultima volta pianto sognatrice direttamente nello squarcio
Wow. Che Itron ha lasciato sulla sua gamba. Cerco di canalizzare tutto il mio elemento e tutte le intenzioni e la memoria che io e i miei fratelli abbiamo costruito insieme. Sentite un grido che risuona. È come se questo grido risuonasse da sempre. Non è un grido che parte in questo momento, ma c'è sempre stato e forse sempre ci sarà. Pelkipos giace a terra, senza forze. C'è un'esplosione che vi travolge. Un'esplosione fatta di elementi, energia, magia, rabbia, memoria, desiderio. C'è Alexeia e c'è Itron. Ci sono queste due entità che nell'esplosione vi travolgono. E poi il silenzio. C'è un silenzio veramente irreale rispetto alle altre volte in cui sentivate il silenzio dopo un'impresa, dopo un'avventura. Avete la sensazione che stia finendo tutto, ma riuscite a respirare di nuovo come avete fatto prima di questa battaglia. La ferita di Pelkipos fa sgorgare fuori tutto il male ora che Oneiros l'ha aperta totalmente, e anche grazie al Flak e Iren e a Kuma che l'ha intrappolato. Insomma, siete riusciti insieme a estirpare l'energia corrotta da Pelkipos. Lui torna sempre più piccolo, comincia a tremare e torna la creaturina spaventata che avete visto all'inizio. I suoi occhi stanchi, per un attimo prima di perdere i sensi, vi guardano, si concentrano sul Flak, poi su Iren, Kuma e infine su Oneiros. Oneiros, la creatura tenta di avvicinarsi zoppicando verso di te, le ali sbattono ma non hanno la forza, e con il muso tenta semplicemente di sfiorarti una gamba. Che fai? Mi piego sulle ginocchia e provo a toccarla, insomma a confortarla in qualche modo, a capire se c'è qualcosa che posso fare per aiutarla, e se mi rendo conto che non c'è nulla che io possa fare, semplicemente le tengo compagnia. Sta spirando l'ultimo respiro, si poggia sulla tua gamba e poi non ha più le forze e va a terra. Senti il suo cuore, o quello che al suo interno le dava energia, smettere di muoversi, smettere di funzionare. Subito dopo l'aria nella stanza diventa più vivibile. Di nuovo sentite il profumo di natura, di vegetazione intorno a voi. Alexeia vi parla. Questa volta però voi non riuscite più a toccare terra. I vostri corpi, il Flak, tu sei abituato, ma hai anche tu la sensazione di non avere più quel filo che ti collegava alla terra. Vi alzate di qualche centimetro dal terreno e Alexeia parla nelle vostre coscienze. Grazie figli miei, avete mantenuto e ristabilito l'ordine ad Alexeia, e l'avete fatto nei confronti di una creatura che rappresenta una delle forze più antiche e positive di questo mondo. Io e Pelkipos ve ne siamo grati. Adesso è con me. Avete dimostrato coraggio durante questa avventura, siete stati l'uno al fianco dell'altro e avete compreso veramente la vostra forza, la forza dei vostri alleati. E per questo motivo io ho una proposta per voi. Quando dice questa cosa Alexeia, sentite cominciare a girare intorno a voi ogni storia del mondo di Alexeia che ha preso vita nel mondo, ma anche storie che ancora non hanno preso vita. Si rivolge a Flak. Flak, guida sicura che accompagna le anime verso l'ignoto, ti ringrazio per aver supportato i tuoi compagni durante questo viaggio, sempre pronto a soccorrerli e a incitarli durante il percorso, qualsiasi fosse l'ostacolo dinanzi voi. Hai compreso la tua natura caotica e mutevole, e come tu possa muoverti nel vento e cambiare il destino degli avvenimenti grazie alle tue capacità. Vorrei offrirti di portare queste tue capacità in soccorso alle anime future di Alexeia e diventare diacono di Agnostos, la libertà del caos e delle possibilità molteplici. Sarai la fortuna e la sfortuna
ordine caotico delle anime di Alexia. Accetti questa proposta? Per servirti. Appena dici questa frase, senti che sei ancora più padrone delle capacità che già avevi acquisito poco prima di questo scontro, e capisci di poter viaggiare, di essere, di esistere di oggetto in oggetto, ma non più essendo te, essendo effettivamente qualsiasi cosa all'interno del mondo. Ti senti molteplice, senti di poter ascoltare ovunque, muovere i fili del destino dovunque tu ti trovi. Come sei stato al fianco dei tuoi compagni, senti di poter assistere tutti coloro che nel futuro di Alexia vorranno attingere la fortuna e rischieranno di incontrare la sfortuna. Oneiros, Kuma, Iren, vedete il Flak diventare mille particelle caotiche che si muovono senza un ordine. Queste mille particelle rimangono per qualche secondo dinanzi ai vostri occhi e poi la sua essenza scompare, ma sapete che è ancora lì. Si rivolge dunque a Kuma. Kuma, grido di battaglia e combattente gentile. Durante il tuo percorso hai mostrato una forza fuori dal comune. Questa forza non è solamente una forza fisica, ma anche una forza di spirito. Hai accolto e compreso il legame che ti unisce alle creature di questa terra e hai trovato un compagno, Koda, e l'hai aiutato a resistere temporaneamente al controllo di Itron. Alexei ha bisogno della tua forza e della tua gentilezza. Per questo voglio darti la possibilità di portare la tua indole e le tue capacità alle anime future di Alexia. Potrai, se vorrai, lavorare al fianco di Fitari, il grido di battaglia che veglia sui combattimenti, e diventare dunque suo diacono. Sarai la voce che unisce gli eserciti e li spinge a lottare per un futuro migliore. Se io ti dico questo, tu cosa pensi? Ne sono onorato. Grazie. Vedi che i tuoi muscoli si fanno ancora più grandi, diventano pura roccia, il tuo petto cresce, diventi ancora più forte, ancora più grosso, hai la sensazione che la tua cassa toracica possa accogliere il grido di battaglia di cui stava parlando Alexia, il grido di battaglia di chiunque voglia entrare in guerra e voglia vincere per salvare i popoli, per unirli e per comandare gli eserciti. Mentre fai questo, ti rendi conto che non sei da solo. Vicino a te appare lo spirito di Koda. Ha uno sguardo riconoscente nei tuoi confronti, quasi ti sfida con le sue braccia possenti. Ti rendi conto che hai trovato un compagno, ma hai anche trovato la parte complementare, l'opposto, lo schieramento opposto, la voglia di combattere, la voglia di portare gli eserciti in campo è forte, come è forte in Koda, e questo permetterà a tutte le battaglie di essere compiute, di essere portate avanti con la giusta forza, con la giusta potenza. Questo legame indissolubile tra te e Koda sarà il legame che porterà il grido di battaglia di tutti gli eserciti d'ora in poi su Alexia, e tu sarai all'interno di ogni guerra, di ogni battaglia. Sarai il grido, sarai la forza, sarai anche la sconfitta. A volte lo sarà Koda. Il vostro compito sarà quello di unirvi e di equilibrare ogni battaglia. Iren, caos frenetico della natura. Hai sempre trovato il momento per strappare una risata ai tuoi compagni o per assisterli nei momenti più complessi. Hai rappresentato pienamente la natura che tanto ami. Hai compreso come nessun elemento può crescere rigoglioso senza il supporto e la connessione con gli altri. Come un albero ha bisogno di accogliere il nutrimento della terra, tu hai accolto i tuoi compagni e sei sempre stato pronto ad assisterli. Ti offro una possibilità. Puoi effettivamente unirti alla natura, all'albero, al centro del mondo. Puoi unirti a Fisito e diventare suo diacono, l'acqua che nutre il germoglio. Diverrai il simbolo di solidarietà e di unione per chi nel futuro combatterà per proteggere la natura che tanto ami e che tanto ci dona. Combatterai per proteggere me. Cosa pensi? Madre, mi stai offrendo quindi di combattere ancora contro l'entità che abbiamo per adesso sconfitto? Io non credo che noi
smetteremo mai di combattere, per questo che vi ho portati qui. Da adesso in poi voi non abbandonerete mai la battaglia, ma possiamo dire che forse avete gli strumenti per farlo nel modo corretto d'ora in poi. Tu non vuoi combattere ancora? Prendo il frutto di Dax nella mia tasca, lo mangio, sorrido. Dico, grazie mille, lo farò molto volentieri. Kuma e Iren scompaiono. Neiros, sei da solo? Tu effettivamente hai una visione. Davanti a te si uniscono delle vibrazioni nell'aria, come delle particelle che formano una figura, una silhouette. Ti sembra familiare, come se l'avessi vista da sempre, come se la conoscessi da sempre, ma in realtà non hai mai visto nulla del genere. E ti dice: Oneiros, voce di ogni sogno e potente arcanista, hai dimostrato saggezza e conoscenza in questo percorso. Anche davanti agli ostacoli hai sempre messo davanti tutto il ragionamento e il pensiero, una razionalità che non ha avuto nessuno in questo mondo. Nemmeno io, a volte. Ho bisogno di una guida per le anime che saranno turbate e indecise sul da farsi. E chi meglio di te può soccorrere nel luogo più sicuro di tutti, lontano da chi non può entrarci, il mondo dei sogni. Ti offro la possibilità di diventare diacono di Loipos, colui che governa il riposo e il mondo dei sogni. Al suo fianco potrai venire in soccorso delle anime più turbate e continuare a imparare come sviluppare questa tua potente magia. Cosa ti passa nel cervello quando Alexia ti dice queste cose? Ho onorato della proposta. La prima cosa che mi passa per la testa è però che accetterò con gioia solo nel caso in cui mi sarà permesso di mantenere la mia coscienza. Non sempre sono stato d'accordo con il modo in cui Alexia voleva fare, voleva agire, per cui se devo essere una guida voglio esserlo a modo mio. Quindi provo a chiedere con rispetto se questa strada è percorribile. Da quando esiste la mia coscienza, Oneiros, scelte drastiche sono state compiute dapprima da pochi esseri e poi da tutte le anime che hanno camminato su queste terre. La scelta che ti chiedo di compiere adesso è quella, sì, di abbandonare la tua coscienza in favore del bene supremo di questa terra. Qualora non volessi farlo, sarai comunque mio figlio, sarai comunque un pezzo importante, ma rischierai, perché tutto ciò che rimane in superficie in questo mondo rischia di passare dall'altra parte, ma è una tua decisione e questo è bene che tu lo sappia. Cosa vuoi fare? Resto indeciso per un attimo. Alexia lo sente e prima che tu possa dire qualcosa ti dice: tu hai già deciso, tu non vuoi e non puoi dimenticare la tua saggezza. No. Ma ti ringrazio. Wow. Scompare davanti a te questa entità vibrante e rimani da solo. Improvvisamente il tuo corpo comincia a risalire, come se piano piano raggiungessi di nuovo la superficie della terra. Mentre risali, ripensi a tutto quello che hai passato con i tuoi compagni, ripensi effettivamente a tutto quello che hai passato anche prima di incontrarli, e sei in pace con la tua decisione. Arrivi e il mondo ti sembra estremamente più calmo, più cauto, come se per il momento Alexia fosse impegnato in qualcos'altro, come se in quel momento tu fossi l'unico a badare a quella realtà. Sei stanco e l'unica cosa che puoi fare è sdraiarti, piano piano chiudere gli occhi e cadere in un sonno di riposo. Cosa pensi prima di addormentarti? Ripenso ai compagni che ho avuto e che adesso stanno svolgendo una missione diversa dalla mia. Ripenso per un attimo alla proposta che ho rifiutato o che non ho potuto accettare.
ma sono comunque in pace con la mia decisione. Il mio ultimo pensiero prima di addormentarmi è ai miei compagni, ai miei fratelli e a un altro compagno che ho perso durante questa avventura, Jesse, che ho rilasciato. Penso per un attimo che mi piacerebbe averlo con me per avere compagnia. Beh, in realtà appena, prima di andare, appena chiudi gli occhi, c'è effettivamente Jesse, senti le ali, ti trovi in un bosco. Sei in un bosco in cui gli alberi respirano. Non è il tuo tempo, è un altro tempo. Sembrerebbe un bosco fitto. L'aria è diversa, non è la terra che tu conosci. E in lontananza vedi un uomo, un essere mortale. Sai che cosa stai guardando, anche se non l'hai mai visto. Ti rendi conto che non può vederti? Ti rendi conto che tu fai parte di un mondo diverso da lui? Quell'uomo sembra essere sotto i fumi di qualche droga, di qualche sostanza. Si addormenta sotto un albero e inizia a sognare. Non fa in tempo a realizzare che cosa stia succedendo. Girando lo sguardo, incroci con gli occhi uno pneuma primordiale. Sembra curioso. Piano piano si avvicina verso l'uomo. Intorno a te, intorno a quest'uomo, intorno allo pneuma primordiale che si avvicina, gli alberi di Jala respirano sempre più in modo prepotente. Iren, Flak, Kuma, vi rendete conto che Oneiros non fa parte della coscienza di Alexia? E questo lo sapete in ogni tempo in cui vivete e vivrete su Alexia. Voi entrate a far parte della coscienza del mondo e diventate parte delle decisioni delle creature del futuro. Kuma, sei nel grido di battaglia che le creature terrene hanno in prima linea quando combattono contro gli pneuma primordiali nella guerra dei mortali. Sei effettivamente la forza che viene sprigionata dall'esercito degli esseri mortali. Iren, tu vedi intorno a te un bosco illuminato di un'energia elettrica, ed è un bosco antico quanto il mondo, anche se tu sei più antico di questo bosco. Fai parte, o addirittura senti di essere, un albero. Tutto intorno a te ci sono dei soffi, degli pneuma, e sarai lì a vigilare. A un certo punto, in uno dei tuoi pensieri, nei tempi che vivi, noti uno stregone, è un elfo, non capisci che cosa le stia succedendo, ma gli è successo qualcosa di brutto, di veramente brutto, e intorno a lui si addensano molti pneuma primordiali, ma tu non puoi fare niente, perché sei ovunque ma non puoi muoverti, sei un albero, sei l'albero più grande del mondo. Flak, ti rendi conto che ogni decisione importante, ogni decisione avventata di creature che nel futuro vorranno agire, passerà per te. In particolare c'è un'isola. Un'isola che nel futuro soffre molto. Alexia in quel tempo soffre di un male. Ci sono dei cristalli che stanno distruggendo il mondo. I cristalli su Alexia ci sono da sempre, solo che non erano di quel colore. E quella stessa isola vive di un'energia malata, diversa. C'è un gruppo di avventurieri, uno degli eroi in particolare, ha in mano un fermaglio e prende una decisione. E in quel momento tu fai in modo che la sua libertà sia totale e fai in modo che il destino valga nulla nei confronti della fortuna e della sfortuna. Nel tempo, nelle migliaia di anni che vivi ad Alexia, hai cominciato a giocare con la fortuna e la sfortuna delle creature mortali. E questa volta non andrà bene per quella creatura. C'è un'esplosione enorme e ridacchi mentre vedi scappare via chi sopravvive a quell'esplosione. Siete ufficialmente entrati nella mitologia di Alexia come entità che governano nella sua coscienza o
in una coscienza separata e avete dimostrato che nei libri in cui vengono raccontate le leggende dei mezzi, forse chiamarli mezzi non è poi una buona idea. Io vi ringrazio molto. Abbiamo finito. Ed è tutto molto molto bello. Lo so, miei cari bambini di Mirabbia, non è mai bello arrivare alla fine di un racconto, ma fate tesoro delle importanti parole di Emil e portate sempre con voi, nella vostra anima, la forza di Kuma, la dolcezza di Iren, la libertà di Flak e la coscienza di Oneiros. Solo così sarete in grado di affrontare l'oscurità che vive su Alexia.